Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono ripartito e spero che mi sentiate. Non volevo spoilerare subito perché ci sono molte novità, tra cui una, e questa qua ve la faccio vedere prima, così poi dopo posso parlare. Ebbene sì, mi sono fatto la barba anche perché ogni tanto bisogna pur farla, bisogna un po' pulire. Era un anno, forse di più, che non la facevo. Sì, va bene, se volete dire che assomiglio a Fedez, o meglio lui che assomiglia a me perché io sono più grande, fatelo pure nei commenti, ditemi tutto quello che pensate della mia faccia vuota, pulita, disassemblata, dite quello che volete. E passiamo ad altro più importante. Vi devo dire un po' di novità. Un'altra novità molto importante è che Giulia è ripartita. È ovvio che si sta male, soprattutto quando sai che la decisione di star lontano dalla persona che ami è tua, personale. Ciao amore. Parte più dura del mio viaggio è star lontano a chi vuoi bene, è sempre così. Il problema è che è una mia scelta, non è una sua scelta. Va bene, basta. Passiamo ad altro. Il GPS funziona di nuovo, cos'altro di novità? Ah, ho incontrato Marcello Ascani. A lui Marcello. Ciao! La macchina è uguale a quella italiana o diversa? È completamente diversa perché non devi praticamente far nulla. Però è come la Jeep italiana però. Praticamente sì, marce automatiche, infili la chiavettina. Ok, vabbè. Forse dico mi andare all'altro lato. Adesso vengo. Con molta cautela però. Se mi fermano le guardie, in prigione. Oh. Ah, altro parcheggio. Ah, c'era un dosso, non l'ho visto. A tavoletta. No, non è vero. Siamo arrivati al Pier 39, l'ultima tappa di questo viaggio del mondo. No, non è vero, manca ancora un po'. Adesso chiedo a Marcello se viene a fare due passi con me. Due. No, andiamo in Messico? Andiamo in Messico? Sarà un vero piacere, Mattia. Grazie. No, comunque veramente sono piacere. Lo ringrazio tantissimo, è stato appunto un pomeriggio fichissimo e molti di voi mi hanno conosciuto grazie a Marcello, quindi benvenuti anche a tutti voi. Mi hanno regalato le AirPods, cioè me le ha regalate in collaborazione mia nonna e Giulia, perché mi stavo lamentando che spaccavo una cuffia praticamente al mese, anzi il cavo, il filo della cuffia, perché con la vita che faccio è molto difficile, quindi mi hanno regalato le AirPods, che penso sia uno degli acquisti dell'anno, anche se costano tanto, comunque un investimento, perché è più difficile che una cuffia così si spacchi perché non hai fili, il problema è che si spaccano i cavetti. Con questo ho la vita più facile. Basta, oggi filmerò un po' di meno, sono partito tipo mezzogiorno, ho filmato poco anche l'uscita da San Francisco perché l'avete già vista, sono passato da Castro, sono passato da Twin Peaks, o comunque la zona vicino a Twin Peaks, che è quella zona dove si può vedere diciamo San Francisco dall'alto e anche il bellissimo tramonto verso sera, ed è molto famosa, non è solo una serie TV ma è anche un posto bellissimo. Ciao Ali, grazie dell'ospitalità. Buon viaggio. Sei stata una grande.
Ciao Matti. Ciao, un abbraccio. Ciao. Farò circa 20-25 km, non di più, perché mezza giornata in più le gambe devono carburare. Ok, voglio farvi vedere più o meno il percorso che vado a fare. Iniziamo con Santa Cruz, che è direzione Los Angeles. Mettiamo ovviamente a piedi. Ok, a piedi da qua sono circa 70 miglia, che sono circa un centinaio di chilometri più o meno. E passerò più o meno sulla costa, sulla numero 1. Vedete? E per capirci se ingrandisco... dice San Francisco, dice la costa, vedetela dove volete, io sono qua campeggiando dove posso e quando posso. Ok, più o meno è questo un po' il programma. Io giornalmente vi aggiorno. Volevo dirvi qualcos'altro ma mi sfugge qualcosa oggi, mi sfugge qualcosa. Vabbè. Basta, non ce la faccio più. Devo fare pausetta, anche se speravo di andare avanti con un'oretta, perché ho visto che forse c'è un campeggio, perché qua è tutto abitato, come potete vedere sono zone abitate. Comunque sono ritornato a mangiare il buon vecchio panino di Subway, questo è quello col tonno, che devo comunque ammettere, tonno in scatola, devo comunque ammettere che non sono così male, e poi sono veramente enormi. Allora, cosa incredibile di questa zona qua, tutte con villette a schiera molto belle, curate e anche tutte colorate, è fichissimo ed è, si vede che è una zona comunque nuova di costruzione. Poi oltretutto sono molto puliti, molto ordinati, quindi è molto figo da passarci, ed è una zona che non, comunque uno non passerebbe mai perché non è turistica, e questo è il bello di camminare. Un sacco di vento, ragazzi. Ho appena trovato un signore che vuole fare una foto con me ed è in quella casa laggiù. How many are you? How old? It's like 3 years now. Yeah, I have my kids here and my niece there. Hi guys. We always see people here. Where's he going? Ask him where he's going. South America. He's walking around the world. What's your name? Matt. Nice to meet you. Nice meeting you, Matt. He's walking around the world. Hi guys. Hi. Wait. Amazing, Matt. I see people here all the time doing All the stuff, like this, walking, but you're the one that's... There's a campsite here close by. Yeah. This World Book of Records one, I don't know, for sure. Maybe one day. Come on, gather with him, guys. Come on. Let's have a picture with Matt here. One. Bye, guys. Hey, take care, Matt. You too. Take care, okay? Bye, have a good evening. Bye, guys. Dunque sono arrivato al campeggio, che è ovviamente chiuso e ovviamente non è nemmeno un campeggio, ma è un RV camping, un RV site, quindi dove ci metti la roulotte, la macchina, ci dormi, e proprio c'è proprio scritto grande che non vogliono niente. Dove cacchio vado io? Dove vado? Se basta questa cosa qua. Ok, e sembra un po' difficile avendo un obiettivo diverso dal solito, e in più quindi meno grandangolare, e in più non vedo mai che cacchio, se sono inquadrato bene, se sono a fuoco, se sono fuori fuoco. Comunque sì, sono molto stanco. La stanza è enormemente grande, esagerata come al solito. Ho speso circa 100 in euro e circa 100 euro per una stanza. Poi vabbè, non devo giustificare niente, però in realtà questi 100 dollari, anzi 100 euro, non potrei neanche permettermeli. Io alla fine ho un budget di 600-700 euro mensili, non di più, e qua è sempre molto caro. Però era notte, quindi io non cammino mai di notte, non campeggio mai di notte, è una mia regola. Ho la spiaggia anche vicino, però non so mai dove mi accampo. Se è notte cerco altro, non mi metto a piazzare la tenda in un posto dove non vedo niente. Seconda cosa, stava arrivando un
temporale gigantesco e con la tenda non è mai bello. Terzo, ogni volta che esco da una città grande, comunque i distretti sono tanti sempre, quindi è molto difficile trovare un posto dove campeggiare. Probabilmente da domani sarà molto più facile, dormire in tenda come sempre. Quarta cosa, se sei a rischio che dormi in un posto pubblico, in mezzo a casa eccetera, anche se è un posto tra virgolette buono, hai sempre, uno, dormi male perché hai sempre il terrore che arrivi qualcuno. Non è concesso in questi posti qua di campeggiare o dormire così, anche se i senza tetto lo fanno, quindi tutti i giorni dormire su una panchina, ma io devo anche camminare 30-40 km al giorno. Spendere questi 100 euro possono salvare magari, o un'attrezzatura costosa, già il carretto, il computer, la macchina fotografica, eccetera, sono cose costose, quindi evito di farmi rubare tutto che poi devo ricomprare. Per cercare di aver risparmiato 100 euro, poi mi hanno rubato una camera da 1000 euro. Per il resto sono molto stanco, sono arrugginito e vado a farmi la doccia. Metto un paio di foto, lavoro ancora un po' il computer perché comunque devo farlo. Spero che la sbarbatezza non vi faccia schifo. Buonanotte ragazzi, vado a fare la doccia. Buonanotte. I'm dreaming of a white